Il nostro risultato è un risultato che può essere letto in termini di delusione di fronte alle aspettative che si erano determinate, ma che in realtà ha determinato una certa attenzione, una certa un apprezzamento positivo in Abruzzo e anche a livello nazionale. La voce è rotta dal malanno di stagione e poco aiutata dall'emozione che tradisce lo stato d'animo di Giovanni Legnini quando comincia a parlare davanti alla platea convocata a Palazzo dell'Emiciclo per spiegare il voto a bocce ferme. Legnini assicura che sarà sui banchi del Consiglio regionale a guidare l'opposizione. Io voglio proseguire questo servizio al Consiglio regionale, mi sembra doveroso da parte mia, sarebbe singolare che io abbandonassi. Si tratta di una proposta politica valida a condizione che si strutturi in un nuovo centro-sinistra. È una coalizione ampia, plurale, un centro-sinistra unito che sta nei luoghi della vita, del lavoro, che è aperto alla partecipazione, che guarda avanti. Il PD ha partecipato ed è stato importantissimo per sostenere questo progetto, ma da solo non può bastare. Centro-sinistra riparte da qui, riparte da una cifra che è importante, il 31% mi sembra molto significativo. Il centro-sinistra ampio, plurale che abbiamo messo su prende una cifra molto superiore a quella nazionale, quindi è chiaro che le incertezze che riguardano il PD, che riguardano il quadro politico nazionale, le fragilità che ci sono, hanno influito, questo mi sembra evidente, ma io guardo il segno positivo di questa, che ripaga anche del lavoro importante, appassionato, delle candidate, dei candidati, di moltissimi cittadini che sono tornati ad impegnarsi, ne ho visti tantissimi. L'attribuzione dei seggi, dice, sarà fatta dalla Corte d'Appello. L'interpretazione dell'equità del voto non corrisponde oggi al maggior numero di seggi attribuiti ufficiosamente ai 5 Stelle rispetto a quelli del centro-sinistra.